Oh Joe! Oh Joe! Oh! Mi sa che sono un po' avanti. Really don't understand what I'm about. I try to tell these dudes I'm taking a different route, a different path to happiness and all that. The name's Pat, so fall back or get whacked. I ain't hard like that, but you bet your little ass that I won't fall back. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Cagliari Milan. Sono qui con Steve. Ciao Steve. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Emozioni, sensazioni, vibrazioni. Partita rognosa per me, a maggior ragione che l'Inter ha pareggiato, quindi sicuro sarà una partita rognosa. Mi rifiuto di credere che sarà una partita facile. Se volete rivedere tutti i gol che ci siamo magnati contro il Cagliari, vi invito a scaricare la migliore app sul calcio, OneFootball. Vi lascio il link in descrizione, gratuita e leggerissima, ma piena di contenuti, tra i quali appunto gli highlights della Serie A, della Serie B e dei migliori campionati al mondo. E spesso e volentieri dei migliori campionati al mondo potrete anche vedere le partite in chiaro, quindi mi raccomando, scaricate tutti OneFootball. Oddio! Il Blaugrana che sì, grandissimo! Si vede che è un giocatore del Barcellona, la tecnica non individuo. Oh, che roba! Da quando gioca il Barcellona! Palo! Così, chi ha fatto palo? Comunque da quando è un giocatore del Barça, ragazzi, ha una qualità diversa, cioè ha un tiro che non ha mai avuto. Mamma mia, possiamo dire che mi ha ricordato Iniesta? Oh, dai! Ma no, ma non ci credo! Ma che cazzo c'ha Diaz, ragazzi? No, no, questo era più facile farlo che sbagliarlo. È una sbagliata di tanto, eh? No, ma qui vuol dire... Qui vuol dire che con la testa non ci... Cioè, se fai un errore del genere vuol dire che è un problema mentale, non è un problema... Era più facile di un rigore, era più facile di un rigore, cioè era solo da appoggiare di piatto. Vabbè ragazzi, però mangiarsi questi gol in queste partite tirate, cioè... Allora, possiamo adesso non aumentare il carico di negatività, possiamo essere positivi? Su, dai. Puoi ricommentarmi, diciamo, il tiro di Brahim Diaz in ottica un po' più positiva? Ok, ci provo a fare questo training. Peccato, bravo Brahim, perché lì va messa a giro, perché Cragno è un buon portiere, quindi il piattone l'avrebbe parato. Bravo a metterla a giro, la prossima volta chiudi un po' di più. Ha avuto poco tempo, Vabbè, ottimo, vedi che c'è già un clima diverso adesso. Questo odio nei confronti di DAZN, ma io mi trovo bene con DAZN. Sì, ma tu devi capire che abiti in centro a Milano. Ma tu dici quindi che io vedo bene DAZN solo perché vivi in centro in un attico? Non è che devi millantare, devi ostentare. Ho capito che hai ascoltato Fabri Fibra, però basta questo ostentare la tua ricchezza. Oh, la roba di Fabri Fibra addosso, è incredibile. Passa la palla, cazzo! E dai, e cazzo, prendi, ma una volta che sta in piedi. Sei l'unico giocatore col baricentro basso che cade sempre. Di solito lì quello col baricentro basso si rialza mentre cade e tira in porta. Forse abbiamo in mente Messi, ma giustamente non è il Barcellona. Devo togliermi dalla testa perché vedo che sì, mi confondo. Eccolo! Ciao Anthony, sono qui con Steve. Ciao Anthony. Ah, dai. Ah, io voglio fare subito una battuta profetica. Lo stadio del Cagliari si chiama Unipol, quindi la vittoria è assicurata. Dai. Ma carina! Questa a me piace. Come si pronuncia in sardo il nome di Tomori? Fic aio. Il giocatore più pessimista del Cagliari, Joao Pedro. A quanto ammonterebbe il premio promozione per i giocatori del Cagliari? 50.000 euro a Cragno. La buttiamo dentro nei primi 10 minuti del secondo tempo. Dai, oh santo Dio. Grazie Anthony. Dai Teo, tira. Oddio! Adesso sicuro ci si mette lo show delle parate di Cragno, dai. Cazzo che bolide. Ma non c'è un cazzo! Ma non c'è un cazzo! Non c'è un cazzo! Se tu non fischi per tutta la partita i falli a Teo, questo non è fallo, cazzo! Cioè, cazzo, vedi cosa mi fa incazzare di questo modo di arbitrare? Che non fischiano mai nulla, poi qua non c'è un cazzo e ti fischiano una punizione al limite dell'aria, ma guarda te! Vabbè, ma ragazzi, ma che cazzo è? Pizzo porco! Ma quello è fallo! Scarico per Bennacer! Ogni volta che lo critichiamo sui suoi tiri da fuori ci purga, cazzo. Ed è giusto così. Cazzo, abbiamo segnato il tiro col più alto coefficiente di difficoltà. Sì, esatto, cioè il più difficile che potevamo fare, cazzo. Sì! L'uomo dai gol pesanti, eh. Oh, madonna, tiro. No. Bello, secco, sì. Sì. Possiamo dire che è fatta? No, vabbè, ma non l'ho detto io. L'ha detto Raffaele Piobalzano, è colpa mia. No, è come se l'avessi fatto. È la voce registrata. Sì! Ma che bravo Bennacer, che bravo ragazzi, Bennacer. Guarda di qua. Dai ragazzi, siamo tantissimi. Rebic punta, lo aspetta, poi va dentro, la Calabria, grande palla, Calabria lo sbaglia, poi Giroud. Ma non ci credo, dai. Però vabbè, cioè ragazzi, comunque ce lo cerchiamo noi di non dare, vaffanculo. Cazzo Calabria, c'hai tutto lo specchio, ma come cazzo fai a tirargliela addosso? Dai, cazzo. Ma cazzo, ma sembra che vogliamo noi tenerle vive queste partite, doveva già essere 2-0 e basta, e che cazzo, dai. Cazzo, ma guarda, è ridicolo l'errore. Cioè qui vuol dire che tu vai con paura, perché non puoi sbagliare, cazzo. Hai tutto lo specchio, era più avanti del dischetto, centrale. Puoi piazzarla a destra, a sinistra, ovunque, centrale. Questo forse addirittura è peggio di quello di Brahim Diaz. Ma senza il forse. No, era chiusa, a quest'ora ti tenevi il possesso, era 2-0, invece niente. Perché scappa? Dai, lottate, dai, bravo Rebic, angolo, grande Rebic. Bravo Rebic. Palla sul primo, la tocca che sì, secondo Rebic. No, Rebic, cazzo ha preso. Che cazzo ha preso questo? Non ci credo. Che brutta questa. Non ci credo. Che brutta, porca troia. Non ci credo. Ma vedi a non chiudere le partite. Ma vedi a non chiudere le partite. Vedi cosa succede a non chiudere le partite. Siamo dei fessi, Calabria. Siamo dei fessi. Minchia, mi sono cagato addosso. Sì, sì, l'ho vista. Ma non per dire, mi sono proprio cagato addosso. Cioè, nel senso, devo andare a cambiarmi. Ce l'hai proprio nel. Sì. Bennacer della porta, Bennacer va dentro, sono manca per chiuderla! Ma non ci credo, ma ragazzi dai, ma cosa cazzo deve succedere per fare gol? Ma poi sempre a quelli sbagliati, cioè il giocatore che ha meno finalizzazioni di tutta la squadra gli capita la palla. E qui l'ha deviata anche. Sì, quindi non poteva fare neanche molto di più. Almeno l'ha indirizzata in porta. No, non ci credo. Che cagata. Ma siamo tutti avanti, soprattutto. Stendilo, cazzo. Sì, Teo, sì. Mamma Teo. Possiamo dire che è fatta? Dai, cazzo. Sì. Ed è giusto così.